E io ritengo che oggi il grande rischio, il rischio che siamo ad un punto, ad un tornante anche nell'assetto geopolitico, cioè il trascinarsi di questo conflitto e il rischio che questo conflitto diventi un frozen conflict, cioè un conflitto permanente, cioè una frattura nel seno dell'Europa, questo condanna il continente europeo nel suo insieme. Ci piaccia o non ci piaccia, il nostro destino è legato al destino della Russia, ad un declino, e consolida definitivamente l'emergere, il consolidarsi di due grandi protagonisti, che sono la Cina e gli Stati Uniti. Cioè l'ordine mondiale bipolare che secondo me gli americani vogliono ricostruire è fondato su questo dualismo. E a quel punto il continente europeo diventa il luogo dove c'è il confine tra i due imperi, tra una Russia totalmente assorbita nell'orbita cinese e un'Europa totalmente dipendente dagli americani.